Finita l'era Mattucci, dimessosi con una lettera nella quale ha gettato ombre sulla gestione interna della Team, questa mattina si è svolto il primo consiglio di amministrazione della nuova Team, società di gestione dei rifiuti a Teramo. Il sindaco Maurizio Brucchi motiva così la scelta del nuovo presidente Pietro Bozzelli, già componente del vecchio CDA Guida Mattucci. C'era necessità di ripristinare prima possibile il CDA, perché la Teramo, la Team Ambiente in questo momento viene amministrata con firma condivisa, quindi tutti gli atti vengono firmati sia dal presidente che dall'amministratore delegato, quindi c'era necessità di ripristinare la funzionalità. Ecco perché ho detto 48 ore. Bozzelli, per dare una continuità a quello che diciamo era stata la prima nomina. Al nuovo CDA ho dato lo stesso mandato che ho dato al presidente CDA, innanzitutto una riduzione dei costi del CDA, i costi, tant'è che c'è una riduzione del compenso del 10% degli amministratori, e in più un'attenta valutazione per quanto riguarda i costi fissi, per quanto riguarda la riduzione dei costi generali, delle spese generali e il miglioramento dei servizi. Il neo presidente della Team ha anche annunciato che la società partecipata dal comune di Teramo diventerà completamente pubblica. Dobbiamo essere veramente rapidi, perché non si può essere lenti nelle decisioni in questo momento, anche in vista del fatto che ci sarà un passaggio epocale per Teramo Ambiente. Probabilmente, come già voi tutti sapete, Teramo Ambiente diventerà completamente pubblica, e quindi da parzialmente mista, società mista pubblico-privata, a completamente pubblica. All'interno del nuovo CDA della Team c'è anche una donna, Anna Di Russo. Ho accettato con spirito grato questa nomina e con spirito di sacrificio mi metto a disposizione della collettività per cercare di migliorare ulteriormente la situazione e la gestione dei rifiuti nella città di Teramo.